di un momento storico ben definito, la guerra fredda, c'è anche il tema dell'inclusione sociale delle minoranze, degli ultimi, deboli, discriminati, e un livello immaginario simbolico, con la creatura fantastica attorno a cui ruota la storia. E l'amore poi, l'amore tra diversi è l'elemento chiave. Elisa e l'uomo pesce appartengono addirittura a specie differenti. Ma le loro differenze non contano. È più forte ciò che li unisce. E per esprimere i loro sentimenti non servono le parole. D'altronde Elisa è muta, abbiamo detto, e la creatura non ha un linguaggio umano. Bastano i gesti, gli sguardi, le azioni. E questa comunione di sentimenti determina proprio il superamento dei confini di mondi diversi. C'è poi sicuramente anche una dimensione mitologica, fiabesca, e a noi è parso che il richiamo più evidente è alla Bella e alla Bestia. Comunque è un film non semplice da riferire, proprio perché si sviluppa su livelli differenti, ma certo è bello da vedere, nel senso che c'è anche una grande cura visiva, una cura delle immagini. Quindi, Luciano, tu pure l'hai visto? Che diciamo? Andatelo a vedere. No, assolutamente. Molto, molto bello. Bene, adesso quindi salutiamo con queste note sul film di Anita, salutiamo i nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento tra 2 settimane e naturalmente riprenderemo il ragionamento che abbiamo iniziato, quello sulla situazione politica, quindi ci saranno gli sviluppi sulla vicenda della sinistra sia a livello nazionale sia a livello europeo. Quindi di nuovo un saluto a tutti i nostri ascoltatori da parte di tutta la redazione. Allora, Arrivederci a tutti, e che ci Oreste rivediamo, saluta. ci risentiamo. E mandiamo l'ultimo brano musicale. Prima ci andavamo alla grande figura di Stephen Hawking, lo scienziato, che appunto, oltre ad essere stato un grande scienziato, è stato anche un'icona pop. Ne è una delle tante testimonianze la sua partecipazione all'album The Division Bell dei Pink Floyd, dove la sua voce venne registrata da David Gilmour nel brano Keep Talking. Sempre da The Division Bell, ascoltiamo il brano High Hopes. Anche nei Simpson, eh? Anche lì sì, è vero, sì, ho Ovunque, visto. E quindi ascoltiamo Pink Floyd in High Hopes. Glowing behind us.
of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide. The grass was green.